volevo sapere la quarta, quelli su 43, 44, prima gli altri anni, dai, parlavo con per il 75esimo anniversario dell'eccidio dei 15 martiri di Piazzale Loreto. Ringrazio le autorità civili, militari e religiose che sono intervenute. Sono presenti i gonfaloni di Milano, città medaglia d'oro della Resistenza al valor militare, della città metropolitana della regione Lombardia, di Sesto San Giovanni, città medaglia d'oro al valor militare, e dei numerosi comuni intervenuti a questa importante cerimonia. Ringrazio in particolare il dottor Attilio Carnabucci, vice prefetto di Milano, il questore di Milano, dottor Sergio Bracco, tutte le autorità militari intervenute, e ringrazio il monsignor Luca Bressan, che è intervenuto in rappresentanza dell'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Il 10 agosto del 1944, di 75 anni fa, in Piazzale Loreto, avveniva uno dei più tragici episodi della storia milanese durante la Resistenza. Un plotone fascista della Legione Autonoma Ettore Muti fucilava, per ordine della sicurezza nazista, 15 partigiani prelevati dal carcere di San Vittore. Antonio Bravini, Giulio Casiraghi, Renzo Del Riccio, Andrea Esposito, Domenico Fiorani, Umberto Fogagnolo, Giovanni Galimberti, Vittorio Gasparini, Emilio Mastrodomenico, Angelo Poletti, Salvatore Principato, Andrea Ragni, Eraldo Soncini, Libero Temolo, Vitale Vertemati. E in questo, come in tanti tragici episodi, un ruolo determinante, non dobbiamo mai dimenticarlo, nella denuncia, nella cattura e nella deportazione di oppositori politici, lavoratori, ebrei, lo ebbero i repubblichini di Salò, senza l'apporto dei quali i nazisti non avrebbero potuto agire. Con queste fucilazioni si pensava che la strategia del terrore nazifascista potesse isolare i combattenti della Resistenza dalla popolazione. L'eccidio di Piazzale Loreto tenne invece l'effetto opposto e Milano non ha mai dimenticato questa barbarie. Insieme ai 15 martiri ricordiamo oggi una figura straordinaria della Resistenza italiana che ci ha lasciato il 4 ottobre scorso, un ribelle per amore, come amava definirsi, monsignor Giovanni Barbareschi, che da diacono
si recò su incarico del cardinale Schuster a impartire la benedizione alle salme dei 15 martiri. I 15 di Piazzale Loreto sono stati l'anima di una Milano che, opponendosi al fascismo, lottava per la libertà, la solidarietà, la democrazia, fino al sacrificio della propria vita. L'esempio dei 15 costituisce un forte monito anche per noi, perché continuiamo a difendere la pace, la solidarietà, la libertà e la democrazia. Valori questi seriamente messi in discussione dal preoccupante risorgere di movimenti neonazisti e neofascisti e dall'inquietante deriva nazionalista. Ricordiamo che il nazionalismo fu all'origine della prima e della seconda guerra mondiale e dalla deriva xenofoba e antisemita che sta investendo l'Europa e il nostro stesso paese. Il 24 aprile di quest'anno, proprio la vigilia dell'anniversario della liberazione, un gruppo di neofascisti ha dispiegato a poca distanza dal monumento dedicato ai 15 martiri un vergognoso striscione inneggiante a Mussolini e al nefasto e tragico ventennio fascista. La gravissima provocazione ha profondamente offeso la memoria dei 15 martiri di Piazzale Loreto e di Milano, città medaglia d'oro della Resistenza. È fondamentale però che alle denunce per apologia del fascismo, operate con scrupolo dalle forze dell'ordine, seguano quelle esemplari condanne da parte della magistratura che da troppo tempo ormai stiamo ancora attendendo. Abbiamo bisogno di un'estesa coscienza collettiva antifascista a partire dallo Stato, che deve adoperarsi per sciogliere e infliggere condanne alle formazioni neofasciste e neonaziste con gli strumenti che già esistono, quelli della legge Scelba e Mancino. Ma tutto ciò non basta. Solo una grande azione di carattere culturale, ideale e storico può contrastare questa preoccupante deriva e l'inquietante risvegliarsi di pulsioni xenofobe e razziste nel nostro stesso paese e di un clima sempre più preoccupante di intolleranza, alimentato anche da chi, per doveri istituzionali, dovrebbe cercare di smorzarlo. Tutto ciò è stato definito dal Presidente della Repubblica nel suo discorso per il giorno della memoria come quel male che alberga nascosto, come un virus micidiale nel buio accecante degli stereotipi e dei pregiudizi, pronto a risvegliarsi, a colpire, a contagiare appena se ne ripresentino le condizioni. La memoria legata alla conoscenza storica rappresentano certamente gli antidoti per sconfiggere questi virus. Milano lo sa bene e fa memoria in innumerevoli occasioni e in numerosi luoghi. Uno di essi, la Casa della Memoria, è diventato ormai da oltre 4 anni punto fondamentale e imprescindibile di riferimento dei milanesi per significative e intense iniziative sulla memoria. Anche la Loggia dei Mercanti, che racchiude sotto le sue volte, con i 1739 nomi che vi sono scolpiti, la Resistenza italiana in tutta la sua complessità, è il luogo fondamentale di memoria per la nostra città. Per questa ragione da anni proponiamo la sua riqualificazione. Ricordare il sacrificio dei 15 martiri significa anche rilanciare con concreti segnali, quindi, oltre che con l'impegno democratico antifascista, la memoria di quel tragico episodio del 10 agosto. Dal sacrificio dei 15 è nata la Costituzione Repubblicana, bussola e guida indispensabile della nostra democrazia, oggi più che mai, in questa fase politica, sociale, economica così difficile e delicata che il nostro Paese sta attraversando. Diamo ora la parola ad Anna Scalbuzzo, vice sindaca di Milano. Grazie a Roberto Scenati, grazie per le parole di oggi, ma per l'impegno che ogni giorno tiene vivo in una città che sa che la sua storia racconta anche il suo presente e il suo futuro. Saluto tutte le autorità presenti, tutti i colleghi amministratori che dai diversi comuni sono venuti qui
saluto Vincenzo Casati del Municipio 3, saluto tutti i consiglieri regionali, gli assessori, l'onorevole Fiano. Vedete quante istituzioni oggi si ritrovano in piazza. Credo anche perché insieme a tutte le associazioni, a tutti i comitati, ai cittadini, ai familiari ancora in vita dei 15 martiri, sentiamo il bisogno di raccontare una Milano coesa, una Milano che c'è, una Milano che non solo c'è stata nel passato, ma c'è tuttora. Saluto tutte le forze dell'ordine, il signor Questore, i rappresentanti di tutte le forze che fanno sì che si possa collaborare insieme, perché sicuramente i temi della sicurezza in questa città sono assunti con grande senso di responsabilità, con misura e con capacità di essere presenti vicini a tutti e a ciascuno. Saluto le autorità civili, come dicevo, e anche le autorità religiose, perché ancora una volta Milano è una città che nella sua coesione sa far convivere esattamente come durante la liberazione tutte le anime che vogliono mettersi a disposizione per il bene comune. Questa è una città che riconosce le sue radici democratiche, le fa proprie e trasforma quello che è il presente e il futuro alla luce di un passato che abbiamo vissuto con grande orgoglio tutti insieme. Credo che non sia un segnale casuale il fatto di essere qui oggi così in tanti. Credo che in molti condividiamo un po' di preoccupazione e non voglio scadere in nessuna polemica politica. Mi interessa invece mantenere alta e forte quell'attenzione che vogliamo condividere su quelli che sono i valori fondanti per la nostra città e per il nostro paese, quei valori democratici per i quali in tanti e in tante hanno perso la vita e che anche hanno visto la nostra città contribuire in maniera sostanziale, ieri come oggi. Credo che quindi il benessere e il progresso che oggi viviamo in città non ci devono distogliere da quello che è l'impegno perché le persone siano al centro, perché i valori della libertà, della giustizia, della tolleranza e dell'inclusione siano oggi il nostro modo di dirci ancora una volta antifascisti. Abbiamo bisogno di dircelo, abbiamo bisogno di usare parole chiare, di uscire da un'ambiguità che talvolta può renderci più deboli. E forse abbiamo bisogno di far sì che tutta quella maggioranza silenziosa che pensa che i valori democratici siano dati una volta per tutti, ecco, che quella maggioranza silenziosa invece prenda consapevolezza del fatto che ogni giorno abbiamo bisogno di ribadire un impegno verso le istituzioni, la nostra città, il nostro paese, che affondi le radici in una Costituzione che amiamo, che rispettiamo e vogliamo vedere attuata. Credo che oggi un pensiero particolare possiamo dedicarlo insieme al ricordo dei 15 martiri e all'invito che spesso ci facciamo reciprocamente di raccontare sempre di più ai nostri giovani quella che è stata la storia del nostro paese, la storia delle persone. Li citava uno per uno ed è giusto riuscire a uscire un po' dal mito dell'eroe per comprendere quante persone abbiano contribuito a costruire l'Italia, per far sì che questo monito ai giovani sia un monito per ciascuno di noi. A ciascuno di noi è dato il compito di essere un tassello fondamentale della nostra democrazia. Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti e credo che il numero di persone qui intervenute insieme alle autorità, insieme ai rappresentanti democratici racconti di quanto la democrazia ci stia a cuore. Credo che, come dicevo prima, insieme ai 15 martiri oggi un pensiero vada al Presidente Mattarella e credo che questa riflessione importante sul futuro e sulla democrazia del nostro paese possa passare anche attraverso il rispetto delle istituzioni, così come la nostra Costituzione ce le propone. Vi ringrazio perché l'orgoglio oggi di portare il saluto dell'amministrazione, del comune, un po' di tutta la città di fronte a una piazza viva, presente, credo infonda a tutti noi il coraggio di andare avanti a testa alta. Viva Milano, viva l'Italia, viva la libertà e soprattutto viva quella resistenza che oggi ci ha permesso di essere qua. Grazie. Di tutti indifferenti. Vi è una postazione fatta da... Portiamo ciò che piace. Tre giorni dopo io compivo 14 anni. Non ero Milano. Dopo l'arresto di mio padre nell'aprile del 44, mentre usciva dal lavoro dalla Pirelli di Cocca, il regime fascista, instaurato ufficialmente nel 24, ma già da prima da parte del movimento fascista emergente
c'erano stati segnali di voler abbattere lo Stato democratico. Si era mirato a colpire comunità riunite nelle forme cooperative, successivamente con violenza contro la stampa libera e contro tutte le associazioni religiose, sindacati, partiti. Si arriva infatti nel 24 all'assassinio di Giacomo Matteotti, deputato del Parlamento, rappresentante del Partito Socialista. Parte dei 15 che più onoriamo, i più adulti, già da allora dovettero subire persecuzioni da parte delle milizie o squadracce fasciste. Erano forse la parte più avvertita del pericolo dell'affermarsi del regime fascista contro la democrazia e di suoi contenuti di libertà nati dalla rivoluzione francese. Infatti, l'insegnante principato, il più anziano, era già stato in prigione nel 1933. L'operaio Casiraghi nel 30, tutti e due accusati di attività antifascisti. Allora bastava essere contrari, lasciarsi scappare una parola ed eri accusato di attività antifascista. Perciò noi ragazzini allora nel 43-44 avevamo 13-14 anni, non sapevamo nulla di come era nato il fascismo. Però ci ricordavamo le scuole frequentate sotto il fascismo e soprattutto ci ricordavamo i 5 anni di guerra, che per noi certamente in quel periodo sono stati anni di formazione del carattere nostro e anche di un modo di pensare. In quel periodo ho cominciato a capire come valutare gli amici e le persone. Eravamo molto elementari nei nostri giudizi, ma abbastanza precisi. C'erano regole da rispettare, non si toleravano le vigliaccherie. E per tutti i 5 anni di guerra si è affinata questa nostra affermazione. Quando la guerra è finita, abbiamo visto quelli che si facevano passare per partigiani ed erano definiti partigiani dal lancio dei veri partigiani. Abbiamo faticato a riprendere gli studi, a trovare lavoro e a scoprire che già c'era chi diceva che si stava meglio prima. Noi ricordavamo i bombardamenti, la fame, foto di amici uccisi, parenti, familiari che erano tornati dalla guerra. E ricordavamo i partigiani uccisi e poi anche i fascisti giustiziati nei giorni della liberazione. Per questi ultimi assisteranno sì alla fucilazione, ma non è che eravamo entusiasti. Credo che si desiderasse un poco di felicità, di pace. Insomma, che la guerra fosse proprio finita. Preparati da questa storica esperienza nel corso dei decenni successivi, abbiamo visto perdersi questi ricordi. Memoria, storia. Ed è forse per questo che a Milano si senta l'esigenza di spazi dove si trovi raccontata la storia, non solo di Milano, ma dell'Italia e del suo continente. Deve servire per tutti, per le generazioni che l'hanno vissuta e per quelli che non ne sanno niente. Penso che tutti coloro che sono qui per dovere d'ufficio o di rappresentanza debbano sentirsi protagonisti sempre per la capacità di insegnare a tutti nelle istituzioni nelle quali operano cosa ha voluto dire conquistare la democrazia, dare speranza di vita, lavoro, libertà e pace per tutti. Noi italiani non ci siamo vergognati di essere stati fascisti per più di 20 anni. Abbiamo invaso nazioni, siamo stati razzisti e ci stiamo ritornando. Abbiamo ucciso, imprigionato, esiliato, confinato e siamo serviti come mano d'opera per le stragi ordinate dai nazisti del 43-45. E qui è stato un esempio storico di ciò che le milizie fasciste facevano su ordine dei nazisti.
per tutto ciò il fascismo avrebbe dovuto chiedere perdono a tutti, ma non l'ha fatto. La resistenza che ha rispettato l'onore degli italiani penso che sia l'unica che possa fare. Un ricordo adesso. Anni fa l'ANED aveva fatto stampare su delle t-shirt, magliette, un fiore i cui petali colorati erano triangolari e richiamavano realmente il triangolo che i deportati portavano con cici sulle casacche a righe. I colori di questi petali non erano proprio quelli dell'arcobaleno, ma avevano, penso, questo significato di pace. Infatti la scritta che racchiudeva questo fiore diceva: diamo alla memoria un futuro. Penso che questa frase sia indicata per tutti. Lo dobbiamo ai 15, a tutti coloro che non ci sono più, alle nuove generazioni soprattutto, per una vita più lunga, felice, con più democrazia. Questo lo possiamo fare in tanti modi, parlando come ho cercato di fare io. Ringraziamo Sergio Temolo per il suo intervento e mi unisco anch'io al saluto di altri due familiari che sono qui presenti, Sergio Fogagnolo e Angela Gasparini, sorella di Vittorio Gasparini, che ci ha raggiunto da lontano, da Bologna, perché lei risiede a Bologna e ha voluto venire qui a presenziare. La nostra iniziativa continuerà questa sera alle ore 21 con appuntamento sempre in Piazzale Loreto, con interventi di Sergio Fogagnolo, di Vincenzo Greco della segreteria della Camera del Lavoro di Milano, e poi ci sarà anche un mio intervento, vi dovrò affliggere con un altro mio intervento che cercherò di fare il più stringato possibile. Introdurrà per questa sera Ivano Taglietti, che è vicepresidente degli ANPI provinciali di Milano. Grazie a tutti, la cerimonia è conclusa.